troviamo in compagnia di Silvia Salemi. Ciao Silvia, ben trovata. Grazie, bentrovati. Siamo a casa di Silvia, possiamo cominciare con questo battutone, no? Molto scontato. Inaugurerei Però Silvia, facendoci è serie. vero, sono a casa, è vero. Inaugurerei, facendoci serie, questa chiacchierata partendo dal tuo nuovo singolo che si intitola Chagall. Approfittando del titolo così ispirato e artistico, ti chiedo cosa hai voluto dipingere attraverso questi versi e queste note? Ho voluto dipingere un momento storico non bello, tramutandolo in bello. Quindi nella mia testa c'era il bisogno di raccontare insieme ad altri due adorati autori, che sono Marco Rettani e Giacomo Eva, un momento storico brutto che però agganciandosi all'arte, agganciandosi alla bellezza, può essere rigirato in una cosa comunque ammorbidita da questo soft rock, da queste note, da questa dolcezza e quindi per un attimo sospesa. E ce n'era probabilmente per me ce n'era bisogno. Un po' di poesia che non guasta mai. Un brano che, come dicevi, è stato scritto a sei mani con Marco Rettani e con Giacomo Eva. Com'è stato lavorare con loro? Cioè, due autori che sulla carta almeno appartengono a due generazioni diverse. Siamo tutti molto diversi e questo è il bello. Io trovo che nella musica la prima dote, la prima qualità debba essere la miscellanea, perché tutto quello che è mischiato, è melting pot, offre sicuramente più teste, più idee, più sfumature. Quindi il Blues Chagall assume, se vogliamo rientrare nel tema centrale, assume più significati. Per contro è una canzone molto semplice ma molto densa, e come tutte le cose semplici e dense sono anche le più difficili da penetrare, da cogliere, le più complicate. Come diceva mia nonna, sembra facile fare un buon caffè, però poi il caffè deve Assolutamente, essere buono. un sacco di colori in questo dipinto ad olio, diciamo così. Ti chiedo, cosa aggiunge a questo vostro brano la produzione di Francesco Tosoni, secondo te? Francesco ormai è una presenza stabile, siamo una coppia di fatto in studio e sul palco, tra l'altro anche con la sua meravigliosa compagna di vita e di lavoro che è Adila Salah, facciamo delle collaborazioni belle. Insomma, io ho tutta una situazione lavorativa di squadra molto familiare ormai, È perché molto sono persone importante, che sono immagino. nella mia vita da anni, sì. Che va oltre la musica, sono, come dire, dei percorsi che si intrecciano sempre di più, ci si capisce con uno sguardo quando si è in studio o sul palco o in un momento promozionale, c'è Manuel, c'è Samantha, insomma, sono proprio delle figure che ormai sono come dei pezzi di vita, no? E Francesco, a cui facevi riferimento quando entriamo in studio, ormai è capace di individuare un umore, di fare la battuta per stemperare magari il pomeriggio di tensione, perché magari si sta cercando una parola, si sta cercando un suono, e gli artisti, come si sa, quando sogniamo qualcosa la cerchiamo finché non la troviamo, quindi ci incaponiamo, diventiamo tenaci, Certo. e mi piace molto collaborare con persone che empatizzano. E conoscendoti, probabilmente lui facilita questo processo, no? Arriva al suono più facilmente di altri, probabilmente. Esatto, ma io arrivo già che trovo una bella tavola imbandita e per mangiare è un gran piacere, perché sui suoni, poi siamo nati nello stesso periodo storico, siamo tutte e due più o Ok. meno degli anni 80 e quindi abbiamo masticato la stessa musica, gli stessi Certo. suoni e apprezziamo le stesse cose, quindi i suoni, le campionature, Chiaro. siamo molto affini e questo mi piace molto. Certo, il background è importante da questo punto di vista, a livello anche elettivo, oltre che collaborativo. Ti chiedo, quale significato assume invece, per te, assumono per te invece le immagini del videoclip diretto da Angelo Cascione? Guarda, le immagini per me sono state tutte un tuffo al cuore, perché i paesaggi erano bellissimi, selvaggi, erano immediati, erano semplici, perché non abbiamo cercato di fare con effetti speciali, con computer, sono tutte immagini naturalistiche. E questo restituisce molto il senso della canzone, profondità, colore, verità. Erano le cose che cercavamo e le abbiamo trovate in questa meravigliosa terra di Puglia.
scelta da molti artisti in questi anni e io sono tra loro un'estimatrice. Poi da siciliana amo la bellezza dei paesaggi, come è giusto che sia, e in questo video torna prepotentemente il blu Chagall che è nel mare, che è nel cielo ed è anche nel modo, nel mood in cui si è costruito questo video perché c'era una squadra di operatori al lavoro eccezionale, eravamo 30 persone, sembrava di girare un film e questo è stato molto bello perché c'è stato un applauso liberatorio alla fine delle riprese, un abbraccio corale, ci siamo abbracciati tutti con le mascherine, insomma, un bel momento. Quali pensi possano essere i punti di contatto tra la pittura e la musica? Tantissimi. Beh, la musica è una figlia, diciamo, minore, se così vogliamo dire, della pittura, che evidentemente è celebrata dai più grandi, no? Però, insomma, anche la musica smuove parecchio, smuove tanto, tanta anima, tanti sentimenti, tanti ideali. La musica è stata portatrice di ideali, significativi negli anni 60, 70 e per poi diventare un prodotto di emozione, un prodotto emotivo e commerciale, che anche questo è un dato. Negli anni 90, oggi è una musica di generazione, una musica di sfogo. Se così vogliamo, il rap, il trap, la trap sono delle canzoni di sfogo, no? Delle musiche di sfogo dove dei giovani, non per la verità cantanti, quindi non dotatissimi dal punto di vista canoro, ma dotati di testi con dei significati generazionali precisi che vanno letti per quello che sono, non vanno solo giudicati positivamente o negativamente, ma vanno letti anche inseriti in una logica di fase storica. Questi nostri giovani si orientano e orientano la musica e vengono orientati dalla musica, come è giusto che sia. Assolutamente. Beh, un punto di contatto può essere sicuramente il discorso legato al fatto che nascono entrambi come arti povere, sia la musica che la pittura. Col tempo, molti dei più grandi compositori del passato sono morti in povertà. La musica, come dicevi, ha assunto negli anni sicuramente un valore diverso, più show business. Ma sai, ecco, nelle massime punte la musica può produrre anche tantissima ricchezza, come anche la pittura. Ci sono dei quadri che costano delle cifre inimmaginabili, sono intoccabili e non sono nemmeno in vendita alcuni, per quanto sono appunto unici. Ma secondo me il punto di contatto sta nell'immediatezza che ti coglie l'animo, cioè quando tu senti che una canzone ti prende, ecco, una volta partiva la mano, la infilavi in tasca e compravi il disco, e questo era l'atto di amore verso un prodotto discografico, no? Il fatto che io spendo 20.000 lire per comprare un disco significa che lo sto amando, perché è molto, molta, molta cosa, significa tanto comprarlo. E parimenti, pagare un biglietto per andare a vedere una mostra di Chagall, di Monet, di chiunque, di un grande artista o comunque una forma d'arte qualsiasi significa essere stati colpiti da qualcosa. E per me quello non ha prezzo. È così. Compriamo un po' di biglietto, compriamo una parte di quell'arte, cerchiamo di avvicinarci a quell'arte ed è giusto che sia così. Ci avviciniamo in questo modo, insomma. Quindi show business in questo senso è anche accettabile. Certo. E, tornando un attimo a questo parallelismo, continuando su questo parallelismo tra arte e musica, erroneamente Chagall a volte viene legato un po' alla corrente del surrealismo. In realtà, essendo appartenendo alla scuola di Parigi, non ha una vera e propria, non ha un vero e proprio movimento, è uno dei pochi artisti che non lo puoi collocare in qualche modo. A tal proposito, parlando invece del tuo percorso e della tua carriera, arrivati esattamente ad Come oggi. fai a partire da Chagall e arrivare a Silvia Salemi? Arriviamo, arriviamo, arriviamo. Parlando del tuo percorso e parlando del tuo momento attuale, ti chiedo come lo definiresti questo tuo periodo impressionista, surrealista, futurista, cubista? Ma non c'è un termine in arte che può essere applicato a questo periodo. In evoluzione non c'è un'arte. Tutta l'arte è in evoluzione e in movimento. Non mi baso sull'immanenza, mi baso sull'evoluzione continua, sulla ricerca continua. Come vedi, ho ampliato i miei percorsi su tanti versanti, sono entrata in tanti vasi emozionali dell'intrattenimento, dello spettacolo, dell'esposizione mediatica, perché avevo bisogno di una cosa in particolare dalla nascita. Stare con la gente, comunicare è la forza di un'esistenza alle persone, una forza propulsiva che mi viene data dal fatto
neonatale che feci con la mia mamma che mi stava per mettere al mondo. Quindi io le dissi: mamma, fammi nascere, io voglio fare tanto. E l'ho scritto anche in un libro, in un romanzo, questo bisogno di esistere. E forse è questo che mi fa passare da una forma di intrattenimento ad un'altra, questa ricerca di stare vicino agli altri, empatizzare con gli altri, con una conduzione radiofonica, boh, con uno spettacolo in teatro, non lo so, ma è tutto figlio di una stessa esigenza, appunto quella di comunicare. Infatti mi piace questa tua visione tentacolare, perché dopo L'Italia non è esposizione mediatica, no, cosa, no. in Italia siamo in pochissimi a fare questo, forse non ci sono cantautrici che spaziano in questo modo perché a differenza che negli Stati Uniti dove le È cantanti fanno le normale. produttrici di profumi come le ballerine, tutto, Sì. ed è tutto accettato, nel nostro paese questo viene letto un po' come una forma di do coio coio, mi butto dove capita, di trasformismo senza forma. Certo. Invece io sono partita da un concetto non di trasformismo, ma di mettersi in gioco. La vita è un continuo mettersi in gioco con umiltà, perché c'è chi fa il conduttore di mestiere da 30 anni, arriva alla Salemi e vuole condurre. No, arriva alla Salemi e studia e si pone con garbo verso chi fa questo mestiere da anni e impara, perché la scuola non finisce mai. È anche una questione di completezza, perché sicuramente sviluppi delle cose che ti possono servire poi anche in musica, perché quella che sei oggi artisticamente ha subito l'esperienza di Ora Mai Più, ha subito l'esperienza di Dalle l'influenza, quali sono sicuramente. delle varie condizioni, Le quello che hai che è successo con fatto, Pippo Baudo, e teatro, certo, tutto. è tutto un qualcosa che ti arricchisce. Come andare a scuola, tu non è che fai solo italiano quando vai a scuola, fai italiano, geografia, matematica, scienze, latino, Poi greco. hai la tua materia preferita, però Esatto. dovresti andare bene in tutto. E ti arricchisce questa cosa. Cantava un nostro collega illustre, Venditti, che fantastica storia è la vita. Se non la viviamo così è un peccato. Cosa ti sta dando la radio esattamente in più rispetto a tutte le altre attività che hai fatto finora? Guarda, in questo momento in particolare è una grandissima emozione perché in pochi minuti io faccio, è definito contrattualmente, non è che lo dica io, esperto musicale. Quindi in realtà io parlo per 4 minuti abbinandolo a un piatto di una ricetta super gourmet per questo programma che si chiama Decanter di Rai Radio 2, un brano storico o comunque un brano universalmente riconosciuto come grande, di un grande, quindi Aretha Franklin, Otis Redding, Michael Jackson, i più grandi, e vado cercando le particolarità, le classifiche, i vezzi, le caratteristiche canore, le ottave che gli strumenti che suonano, che suonavano perché magari non ci sono più, ed è una grande responsabilità perché, sai, è vero che uno parla di cose che tutti sanno, però molto spesso leggere tra le righe di un personaggio di grande struttura e caratura può essere insomma, anche una buccia di banana, inciampare su una buccia di banana perché quando tocchi i mostri sacri puoi sempre sbagliare, però anche lì con umiltà mi diverto e metto in discussione. Essendo tu un'attenta osservatrice, a livello sociale generale, parlando di quello che sta capitando, che stiamo vivendo, ti chiedo cosa speri che questa situazione ci stia insegnando, se ci sta insegnando qualcosa. Guarda, io vedo molta più attenzione all'ecologia e quando ho fatto la madrina per Earth Day Italia eravamo proprio agli inizi dell'avventura e il tema dell'ecologia sembrava un tema così fatto per sport, per portare chiacchiere in giro nelle piazze. Non è così, il nostro pianeta sta soffocando e diciamo questo coronavirus ci sta insegnando ad essere più rispettosi l'uno degli altri e quindi anche delle nostre risorse. Se posso dire, anche credo che sia aumentata da una parte l'isteria sociale, ma questo è anche un dato purtroppo tristemente figlio delle difficoltà economiche, quindi non è, diciamo, stigmatizzabile. D'altro canto però sta portando anche tanta educazione, perché non perché si stia a distanza o perché ci si lavi le mani, quella non è educazione, ma si è più carini verso gli anziani, si è più carini quando si sta in fila, si cede il passo a chi magari sta dopo di noi però in gravidanza. Cioè, sto notando piccoli segnali sociali, come dire, mal comune mezzo gaudio. Stiamo passando tutti un brutto momento, stiamo tutti male, ma se siamo tutti più carini, passami il termine, il momento lo si vive con più, insomma, con meno difficoltà perlomeno. Ecco, questo è un dato sociale piccolo, ma significativo.
Essendo tu anche. L'italiano è un grande popolo di risorse, quindi ce ne tireremo Certo. fuori. Certo, essendo tu anche mamma, volevo approfondire con te questo discorso perché forse non se ne parla abbastanza, dell'effetto di quello che stiamo vivendo sui bambini. Noi siamo grandi, in qualche modo abbiamo nella nostra vita già conosciuto il dolore e sviluppato degli anticorpi, ma come pensi potranno uscire? Vabbè, le tue ragazze sono quasi ragazze ormai, sono adolescenti Sono quasi, ragazze. però come pensi ne potranno uscire veramente i bambini, anche gli adolescenti che comunque in questa fase della vita dovrebbero vivere? Andare, scoprire. Sì, è vero. Dipende molto dalle isterie, dai nervosismi o dalla capacità di tenuta delle famiglie e dei genitori. È chiaro, se in famiglia non si parla d'altro, si respira solo questo problema ed è tutto cupo, i bambini che sono spugne lo assorbiranno. Da una parte bisogna anche capire che i bambini sono pieni di risorse inaspettate, no? E quindi vivono le malattie, i drammi, non come un gioco, però mettendoci sempre intorno un cerchio rosa, perché appunto hanno ancora quella parte fantastica che gli permette di allontanarsi dalla realtà, di sognare. Cioè io vedevo in una molletta per attaccare i panni, vedevo un pesciolino quando ero bambina. Quindi magari questi bambini non vedono il coronavirus qualcosa di bello, però magari hanno avuto più tempo per giocare, per stare a casa con i Certo. genitori, con i nonni, con i cuginetti che magari abitano al piano di sopra, nei piccoli centri dove questo ancora avviene. Quindi cerchiamo, io dico questo ai bambini, alle famiglie, alleggerire un po' questi bambini, non tenere sempre perennemente la televisione accesa sulle notizie negative, salvarli un po' e se la notizia coronavirus entra nelle nostre case, li si informa, non si demonizza il problema e si va de plano, perché loro devono sapere, perché crescono piano piano sulle cose anche loro, ma senza questa invasione mediatica che li disturberebbe. Per concludere, Silvia, ti chiedo un pensiero su quello che è il ruolo della musica in questa situazione e il ruolo delle istituzioni nei confronti della musica. Uff, ce l'hai mezz'ora? Ce l'hai mezz'ora, Nico. Guarda, io sono molto critica con le istituzioni perché naturalmente si è fatto troppo poco per questo settore. D'altro canto non mi sento di condannarle neanche perché c'è talmente un mare magnum di provvedimenti, di esigenze a cui far fronte, con cui mettersi in discussione, che insomma siamo umani, quindi capisco che non Certo. hanno la bacchetta magica. Però Credo che scusami sia un settore. Silvia, pre-Covid la musica è sempre stata considerata, in Esatto. qualsiasi campo artistico, tutto ciò che ha a che fare con il divertimento e l'intrattenimento non viene considerato come un mestiere, lo sappiamo. Affidato al si vedrà, ok. E la penso così, basti pensare che per primi noi cantanti non abbiamo un sindacato. Se noi cantanti avessimo avuto un sindacato, cantanti come anche altri settori sempre dell'intrattenimento, saremmo molto più uniti nell'andare a chiedere delle cose ben precise e specifiche, no? Quindi se non siamo i primi noi a essere uniti, come possiamo porre delle istanze? Ora, mettere il mondo della musica al centro no, perché tutto il settore in generale economico di tutti i settori è in grande crisi e tante persone stanno per perdere il lavoro, l'hanno perso, quindi siamo rispettosissimi. Lo spettacolo però sta veramente fermo. Sono tante, tantissime famiglie di tecnici, sarti, truccatori, non siamo noi, noi siamo veramente piccola cosa, ok? E siamo 100 persone, ok? Le facce conosciute. Dietro le facce conosciute ci sono migliaia. Centinaia di migliaia di persone. E allora io faccio un appello veramente alle istituzioni a porsi seriamente il problema economico per queste famiglie che probabilmente per altri 6, 8, 12 mesi non faranno concerti, non saranno in teatro, non svilupperemo volumi perché 100 persone in teatro che ne può ospitare 500 non sono soldi, non sono denari che mandano a casa le persone con i soldini, con gli stipendi in tasca. Non è possibile. E Ricavi la capisco i piccoli. produzione, forse, Tutti sì. li mandano via, capisco perché sono per primi loro imprenditori con famiglie a casa che mettono in crisi un piccolo sistema economico. Quindi attenzione a non banalizzare il problema. Ah, vabbè, la musica, chi se ne frega. Ragazzi, quando stavamo a casa, quello che ci teneva in piedi e vivi erano i film, la musica, la radio. Ecco, quindi pensiamo a orde di persone che devono lavorare. Ringrazio Silvia Salemi per essere stata con noi. Grazie a voi di recensiamo musica. Un bacio Ricordo, grandissimo. ricordiamo il singolo che si intitola Chagall. Che Chiaro. dire, lunga vita all'arte e alla musica. Assolutamente, a tutte le forme d'arte e a voi buon lavoro.
Ciao Silvia. Ciao.